Invasione digitale. Digitale. Invasione digitale. Cos'è secondo te la porta magica? Ma che ne so. È questa, dietro questi alberi. Adesso lo twitto subito. Magica perché? Perché è magica. E perché? Boh. È una porta che apre a mille scoperte. È una porta verso un altro mondo. Come la porta magica è un'attrazione per i più prossimi e quelli che stanno qua da fuori a guardarla. Siamo nel 1683 e qua al posto dei giardini di Piazza Vittorio sorgeva la tenuta del principe, del marchese Massimiliano Palombara, dei principi di Rosa Croce. Questa era la sua tenuta. Lui possedeva una villa e un giardino adornato da 5 porte. La porta magica è una di queste 5 porte. La porta in sé ha delle espressioni, questa in particolare, interessanti. Come era appunto il linguaggio dell'epoca, il linguaggio alchemico, c'è un misto di misticismo, un misto di tradizioni religiose, ma anche mitologiche. Il marchese, nel tipico stile che lo caratterizzava, pensò bene che ciò che per lui era stato incomprensibile potesse essere facilmente interpretato da qualcun altro. Poi non dite che parlo come Pasquino, l'altro giorno ho visto due stranieri che facevano le fotografie ai bidoni della Monnezza, che stava tutta ammucchiata per terra. Le cose belle le abbandonavano, ma le scale che eravamo in giro per il mondo. Io come romano mi vergogno. Le cose belle, mostramole. Non le famo guardare solo i gatti, ma andiamole in giro per il mondo. È questo che vogliono gli stranieri, non la Monnezza ammucchiata per terra. 3, 2, 1, invasioni digitali! Aspetta, me la rifate così vi fotografo pure io, va? Gira, voglio far mulinello, poi da fuori e baccarolo va contro corrente.